Al Comic Con di San Diego, California, l'annuale appuntamento sulla cultura pop in omaggio a film, TV, videogiochi, fumetti e quant'altro, spicca l'omaggio a Batman, che quest'anno spegne 75 candeline. In vetrina, molti costumi di scena di coloro che hanno interpretato Batman. Al Comic Con non potevano mancare le anteprime di prelibatezze cinematografiche come Penguins of Madagascar, nel cui cast figura anche l'attore cinematografico televisivo britannico Benedict Cumberbatch, noto per il suo Sherlock Holmes. Cumberbatch dà la voce al suo primo personaggio del cartoon, cioè il lupo Agent Classified. Ci ho messo un po' ad abituarmi, un'oretta alla mattina per uscire dai panni del cane, diversamente avrei fatto cose che non fanno parte delle abitudini. Ritrovare il ruolo di adulto in pubblico, riabituarmi ad utilizzare il bagno. Sì, mi sono divertito veramente molto. È un bel personaggio, non vedo l'ora di assistere alla prima. Penguins of Madagascar sarà sul grande schermo dal 14 di novembre. Task Force dedicated to helping dedicated to helping animals who can't help themselves. L'attore Jeff Bridges è venuto a presentare The Giver, progetto cinematografico sul quale aveva lavorato col padre, il compianto Lloyd Bridges. Nella cantina di qualcuno c'è ancora la versione che aveva girato mio padre. Ho diretto mio padre. È una cosa agrodolce il fatto che mio padre non sia qui. Eppure ogni qualvolta lo cito sento come se ci fosse. Forse c'è, lo sento. Ambientato nel futuro, in una società in cui le differenze tra individui sono state cancellate, non esiste possibilità di scelta, il film affronta l'annuale cerimonia dei 12. Solo ad un membro della comunità sarà assegnato il compito di custode delle memorie dell'umanità. Jonas, 16 anni, inizierà a provare sulla sua pelle quelle sensazioni che a nessun altro membro della comunità sono concesse: i colori, l'amore, il dolore, le frustrazioni. The Giver esce ad agosto.